Allora, buonasera, benvenuti alla Caffè Con. Caffè Con oggi Raymond Baati, Repubblica Democratica del Congo, da 15 anni in Italia, uno dei protagonisti della mostra Migranti, la sfida dell'incontro. Chi ha visto la mostra ha visto anche un video in cui lui racconta in pillole la sua esperienza, ma abbiamo voluto invitare perché merita più di una pillola. E quindi gli abbiamo chiesto di essere tra noi per questa mezz'ora, per questi incontri conviviali di dialogo. Anche daremo anche poi la parola al pubblico se si vuole approfondire alcuni degli spunti che lui ci propone. Come sapete, questi Caffè Con sono tutti un po' nella prospettiva della mostra. La mostra Migranti, la sfida dell'incontro non propone ricette, non propone soluzioni. Apre domande, apre provocazioni, apre sfide, soprattutto apre la grande sfida di Papa Francesco, che dice che prima che un problema, l'immigrazione è qualcosa che è fatta da nomi, da volti, da storie, da persone. Abbiamo voluto incontrare le persone perché siamo convinti che se non si parte dall'incontro con le persone, tutte le soluzioni, anche politiche, pur necessarie, anche giuridiche, pur necessarie, non fanno i conti con la realtà, che è una realtà molto composita, che spesso i giornali massificano e generalizzano, che la politica spesso usa per portare dalla propria parte gli elettori. Quello che abbiamo scelto invece è l'idea di un impatto umano, di un incontro umano con persone che ci sono sembrate significative. Raymond Baati è una di queste, è anche uno delle 21 storie che abbiamo raccolto nel libro catalogo della mostra, che potete acquistare poi al bookshop, che testimoniano che la migrazione è un fenomeno complesso. Ci sono persone che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, ci sono persone che vengono qua in cerca di lavoro, ci sono persone che vogliono realizzare un sogno, come ha fatto lui, che ha realizzato il sogno di laurearsi in psicologia e anche il sogno di cercare di esprimere la sua grande passione, la musica. E quindi innanzitutto un applauso e un benvenuto a Raymond. E gli chiediamo semplicemente così di raccontarci, siccome noi parliamo dell'incontro, qual è stato l'incontro decisivo per la tua avventura migratoria? Se vuoi prendere. Incontro che ha rappresentato una svolta. Innanzitutto, se le mie parole potessero avere un po' di forza e di energia, mi piacerebbe che facessero onore a tutti quanti essere qui a condividere con noi questa esperienza. Proprio a pancia, direi, il primo impatto è stato l'inverno mondiale femminile da sci in Italia. Avevo lasciato 42 gradi a Kinshasa e quell'anno si raggiungeva quasi meno 21, ero a Santa Caterina Valfurva, meno 21, da 40 gradi a meno 21 gradi, credetemi, è una cosa, un'esperienza da non vivere. È la prima volta in vita mia che non riuscivo a coordinare le mie dita, a non aprire la bocca, a non sorridere, quindi ero quasi immobile, non riuscivo a fare niente ed è stato l'atrocità. Però, per rispondere ovviamente direttamente alla tua domanda, io direi l'incontro delle persone diverse da me. È stato il primo impatto che ha fatto sbocciare in me l'innamoramento al diverso. Ed è sbocciato qui in Italia, non nel mio paese. La bellezza delle diversità è sbocciato in Italia quando mi sono ritrovato da Bruxelles alla Malpensa, un aereo, tutti bianchi, io l'unico neger che si presenta lì, non riuscivo a guardare le persone perché l'impatto di ritrovarsi con centinaia di bianchi e l'unico nero, arrivo lì abbassando la testa e meno male il mio posto era in fondo, quindi una via crucis infinita. Quindi credo che questo sia stato l'impatto positivo, negativo, che ha emotivamente ha sconvolto la mia vita. Io credo che abbia indirizzato le mie scelte future ovviamente in un modo preciso. E poi cosa è successo in Africa? L'incontro africano che
ha cambiato anche quello il tuo percorso? In Africa ho incontrato questo sacerdote, il Don Francesco Pedretti, un prete dell'arcidiocesi di Milano, e che ha fondato questo organismo di volontariato internazionale, il COE, Centro Orientamento Educativo, che è un organismo di volontariato internazionale cristiano che ha sede in Valsassina, a Barzio, sopra Lecco. E ebbe quella intuizione di spingermi a vivere un'esperienza diversa dalla mia. Ovviamente questo incontro ha ammortizzato uno shock di scelta, perché io volevo diventare sacerdote, era il mio sogno da piccolo, però i miei responsabili dissero che avrei dovuto aspettare ancora 2 anni, perché da noi, visto che ci sono tante vocazioni, se tacciano, e giustamente, per evitare, per modalità di povertà, di fame o di accomodamento, eccetera, se tacciano, è giusto che sia così. Però io non ce la facevo più proprio, e quest'ultimo, questo sacerdote italiano, decise di farmi venire in Italia per 6 mesi per smaltire e fare un'esperienza diversa. Dopo 6 mesi non mi sentivo bene in Italia, io non volevo venire in Italia. Anche questo potrebbe sembrarvi paradossale, invece non lo è. Direte, e tutti hanno voglia di venire in Occidente. Io non avevo voglia, mia mamma non voleva che io venisse in Italia, mio papà nemmeno. Dopo 6 mesi, tornato indietro, e così questo sacerdote decise di convincermi di nuovo di laurearmi e magari decidere cosa fare. È da lì che è cominciato l'inizio di un viaggio che ha sbocciato bellezze. Ma la mamma so che non voleva che tu venissi in Italia, ma soprattutto non voleva che tu studiassi psicologia, perché diceva che la psicologia in Africa non serve a niente. Appunto, quindi cioè... e parlando già della mamma, provengo da una realtà, di una società matriarcale, e la mamma letteralmente comanda, ma letteralmente. Direte, ma comandano dappertutto nel mondo, è vero, però comanda in una società matriarcale un modo che voi non potete immaginare. Decide la mamma, il papà abbassa la testa, dice amen, quindi non c'è niente da fare. Purtroppo, per fortuna, è così. E così mia mamma, quando decise di scegliere la facoltà di psicologia, si arrabbiò proprio, ha detto: ma sei pazzo, a cosa ti serve? Nemmeno sapevo la risposta da dare, perché finora io non ho mai saputo il perché di questa scelta. Poteva sbocciare da una realtà psicologica che ho trovato in Congo, invece non esiste una facoltà di psicologia in Congo, immaginate. Quindi dal nulla, la prima volta che ho sentito parlare della parola psicologia è stato in Italia, quindi immaginate, dal nulla è nato, non so come mai. E mia mamma giustamente non voleva che io, uno, venisse in Italia, due, che scegliesse quella facoltà. Se non fosse per il mio parroco o mio papà, non sarei venuto qui, e quindi è stata una scelta difficile. Però il credo della scelta, perché il scegliere non è una cosa semplice, il scegliere vuol dire rinunciare ad altre scelte e ti assumi le responsabilità della tua scelta. E così, quando scelse questa la facoltà di psicologia e di venire in Italia, con tutti i rischi, ho detto è un'avventura, è buttarsi nel vuoto, però il mio credo mi ha aiutato a perseverare in quella scelta. Quindi ti sei laureato in psicologia all'Università Cattolica di Milano, e poi mi pare che insieme alla passione per la psicologia ti sei portato, non è sbocciata perché ce l'avevi già, una seconda passione, quella, esatto, per la musica. La musica. A 15 anni non avevo mai cantato in vita mia. Mia sorella cantava benissimo nel coro parrocchiale, nel mio fratellino, mia sorellina, tutti cantavano, l'unica che non voleva cantare ero io. Così mia mamma decise di coinvolgere gli educatori dell'oratorio della parrocchia, e quando sentì da fuori l'arrivo di quest'ultimi, andai a nascondermi sotto il letto della camera della mamma, perché dicevo, possono entrare nella mia camera, ma quella della mamma non possono usare. Mia mamma chiese a queste persone di andare nella camera a farmi uscire sotto il letto, quindi immaginate la scena.
E da lì, pian piano, cominciai a prendere coscienza di questa potenzialità, di questa, di questo dono che Dio mi aveva dato. Però, ciononostante, mi mancava qualcosa. Dicevo, non voglio cantare, perché da noi c'è un pregiudizio per chi vuole fare la musica, perché quelli che non vogliono studiare, che hanno problemi, proprio dicono, è il lavoro dei deficienti da noi. Scusate, ma da noi si dice così. Quindi fare il musicista vuol dire che sei un delinquente. Ecco, c'è questo stereotipo, ecco, diciamo così. E non volevo, il mio direttore al collegio, da noi si dice collegio, al liceo, mi diceva, Ray, tu veramente ti vedo portato in questa scelta. Ma per me era niente, 0-0-0. E così, dopo essermi laureato in psicologia, sbocciò in me col desiderio ardente di fruttificare questo talento. In che senso? Ci ho pensato oggi, ma questo prima non avevo pensato. Io credo che creare il coro è stato un desiderio inconsapevole di compensare qualcosa che mi mancava, cioè creare, trasportare la famiglia che mi manca dal Congo in Italia, creando una realtà comunitaria dove i ragazzi di diversità estreme, che provengono da 12 paesi diversi, parlano diverse lingue, approccio culturale diverse, maggioranza femminile, e questo non è roba da meno, gestire 40 ragazze è un inferno, un bel inferno, diciamo. Un bel inferno, correggiamo così, è un bel inferno, lo sapete, non è facile. Ci sono dinamiche di gruppo femminile che richiedono pazienza, santità, ok? Santità. Proprio santità. E gestire culture diverse non è affatto facile. Quindi, dalla Costa d'Avorio, dal Congo, Camerun, Zambia, Ghana, Guinea-Bissau, dall'Ecuador, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Cina, dalla Russia, dall'Italia, quindi in Italia vuol dire nord, centro, sud, già è diverso già l'Italia, quindi culturalmente. Immaginate gestire, è lì che ho capito la mia vocazione della scelta della psicologia. Gestire questa bellezza delle diversità e se non avessi fatto psicologia non sarei qui a testimoniare di questa difficile, bellissima esperienza, ovvero Elikhia in lingua lingala vuol dire speranza della Repubblica Democratica del Congo. Scelsi proprio questo nome per dare speranza ai ragazzi delle nuove generazioni che si confrontano con coetanei che provengono da vari paesi del mondo con culture diverse, e come ho accennato in altre interviste, l'Italia dimentica che è cambiata, fa finta di non rendersi conto che è cambiata la politica dello struzzo, proprio infilza la testa sottoterra per non vedere la realtà, e fin quando non si avvieranno processi di integrazione, politiche di accoglienza vere, di integrazione vere, rischieremo, io compreso, di ritrovarci in una situazione di Babele. Ecco, non vorrei, ecco perché ha spinto di mettere in piedi questo coro multiculturale per un laboratorio, per far capire al mondo di oggi che si può fare. Il dottor Giorgio ha vissuto una realtà nel vedere in un coro dove convivono religioni diverse, ci sono cattolici, ci sono musulmani, ci sono evangelici, ci sono atei che vengono a cantare con noi a messa. Non si fanno nessun... Qualcuno potrebbe dire, ma possibile? Possibile, il laboratorio funge proprio a questo. Dal canto scaturisce proprio questa realtà viva realtà di dire che si può quando considera l'altro creato all'immagine e somiglianza di Dio. Ecco, allora vediamo un esempio di che cosa fa Elikhia e poi ci racconti un po' okay.
come scegliete anche il vostro repertorio musicale, che appunto appartiene a tante culture diverse. Ha ragione. Ospite a Jubil Family è stata anche essa selezionata nell'ambito del concorso Giovani Talenti per il Papa. E sbirciando sulla scheda leggo che nasce dall'esperienza del centro orientamento educativo, che accoglie persone provenienti da diversi paesi, come stiamo facendo oggi, tra l'altro. Preciso. Paesi tutto il mondo, per offrire loro un'opportunità di scambio e di crescita personale attraverso un'educazione all'intercultura. E allora sentite cosa vi dico: la Bibbia è parola viva, guida per le nostre famiglie, e questo ascolteremo nella loro lingua lingala. Loro vengono dalla zona di Barsio, in provincia di Lecco. Con il brano Biblia, loro sono il coro Elichia. Musica! Ascoltiamo, vai, vai. Andiamo. Vai, vai. Vedete, nell'arcivescovado di Milano è ancora in... Allora, qui hanno fatto ballare mezzo congresso mondiale delle famiglie. Io ho avuto due esperienze di incontro con Raymond Bati e i suoi amici. Una,
in un incontro che abbiamo organizzato col Centro Culturale di Milano, in cui dopo aver iniziato lentamente ha fatto alzare in piedi tutto il teatro si è messo a ballare, e una in cui lo avevo invitato ad accompagnare una nostra lezione all'università, e anche lì alla fine ha fatto usare i banchi come bonghi per farlo seguire una canzone, tant'è vero che a un certo punto è entrato il bidello e ha detto: professore, ci sono dei problemi qua perché sentiamo dei rumori strani, perché tutti gli studenti si erano messi a usare i banchi come bonghi. Quindi è un'esperienza veramente travolgente e molto tipica peraltro del sangue africano. Ecco, però mi pare che la cosa interessante, adesso al di là degli aspetti anche solo estetici, è anche che dentro Elikia c'è un'esperienza di amicizia, cioè l'incontro è un incontro fondato su un'amicizia che va molto al di là anche delle vostre performance musicali. Esatto, 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 esattissimo, perché abbiamo cercato a priori a mettere al centro l'essere umano, ma letteralmente l'essere umano. Cioè, oggi ne parlavo con Maria, chiedendomi come scegliamo ovviamente le persone. Noi non scegliamo, accogliamo le persone, accettando quelle persone così come sono. Chi sa cantare, chi non sa cantare, a noi non interessa. Questo è il prodotto del mettere insieme i piccoli puzzle per formare il mosaico. Ognuno, ogni forma diversa dall'altro, cioè le potenzialità diverse. Chi sa cantare, lo facciamo cantare, diamo spazio per il canto. Chi sa cucire, organizziamo un concerto ad hoc, un concerto di sfilata, sfilata a concerto, per valorizzare le potenzialità individuali. Chi sa fotografare, facciamo una mostra fotografica col concerto. Quindi l'uomo, l'essere umano, l'individuo al centro di tutto. Il progetto è basato proprio sul singolo individuo, e questo scatena una reazione di sentirsi appartenente al gruppo, quasi familiare, ma veramente familiare. Ogni componente si sente accettato così com'è. Ecco perché, come conseguenza logica, il musulmano viene a messa, perché non percepisce il muro ideologico che abbiamo, viene tranquillamente. E mi sono commosso il giorno dell'Assunzione, il 14 di agosto, due dei nostri componenti musulmani a farci gli auguri, non per il Ferragosto ma per la festa dell'Assunzione. Mi sono commosso, proprio ho detto: ma pensate, perché quando c'è il Ramadan anche tutti noi gli facciamo gli auguri, c'è un'attenzione quando andiamo ai concerti, quando o che cosa fare, che cosa non fare, per permettergli a mangiare, quindi non faticarli visto che suonano, quindi dosare le energie per permettergli a reggere fino alle 10 di sera. Quindi questa attenzione tipica familiare, ecco, e si instaura un rapporto così intenso che ci sono delle persone che purtroppo tendono a dimenticare l'essenziale, cioè mettono al centro della loro vita il coro, e noi gli ricordiamo: il coro non deve essere la priorità. Occorre imparare a dare la priorità alle cose. E oggi come oggi, io lavoro con i giovani nei centri di ascolto psicologico per minori e lo vedo, i ragazzi di oggi non sanno dare la priorità alle cose e poi dopo si pentono. Quindi diventa anche una scuola di vita, quindi inculcare ai ragazzi di ripristinare questa capacità nel sapere, uno, fare le scelte e dare la priorità alle cose. Ho dovuto sospendere, vi sembrerà strano, un componente del coro perché non si è laureato, non ha voluto laurearsi, gli manca un esame, ma è lì, va bene, stai a casa, dopo esserti laureato ritornerai. Così i ragazzi imparano a non lasciarsi coinvolgere troppo dall'emozione, a delle cose quasi solo viscerale. Che bello cantare, che bello stare in famiglia, che bello sentirmi accettato così com'è. Ma non basta, non basta. La vita è più che quello. Quindi è fare delle scelte e sapere proseguire in quelle scelte, assumendosi ovviamente le responsabilità delle scelte. Quindi diventa sia una scuola di vita, sia uno spazio dove si valorizzano le qualità delle singole persone. Grazie. Dove cantate? In che occasioni e dove cantate?
vi sembrerà strano, direte, noi proprio sullo statuto abbiamo scritto siamo diventati associazione 3 anni fa perché con 1000 richieste dovevamo titolarci anche per partecipare a varie cose importanti, quindi occorre essere almeno costituirsi associazione, e abbiamo specificato che siamo nati con base cristiani, quindi volevamo non vergognarci della nostra identità, perché la gente dice ma se dici così allontani, no, io sono cristiano, mi presento così, mi accetti così. E questo non ha impedito agli atei, ai musulmani, agli evangelici di far parte del coro. Così noi cantiamo in chiesa, cantiamo nei concerti associativi vari, cantiamo alla festa del vino, per farvi capire, direte ma cosa c'entra la festa del vino, una cosa così profana, con no, noi dobbiamo uscire, dice il Papa Francesco, bellissimo, ha dato l'esempio, bellissimo questo, ve lo devo dire, ha dato l'esempio della parabola del buon pastore, no? Ha detto, ne mancava, è andato a recuperare, no? Ne mancava uno, è tornato indietro a recuperare quell'unico, l'unica pecora che mancava. Il Papa dice, a noi non ce ne manca uno, ma 89 te ne mancano, quindi dobbiamo uscire, ha detto, uscite, andate lì fuori a recuperare quell'89 che mancano, ed è bellissimo, è bellissimo, ecco, è proprio innamorato proprio di questa affermazione del Papa. Quindi spetta a noi, perché la tentazione, Giorgio, quale? E noi ci accontentiamo nel nostro ghetto, orticello, scegliamo chi ci sta simpatico, chi crede in noi, chi ci appoggia. Questo non è la nostra missione è andare fuori a chi non condivide i nostri valori. Noi con il nostro esempio, la nostra testimonianza, dobbiamo un neologismo, direi, cristoformizzarci, ecco, essere alter Christus, proprio rispecchiare l'immagine di Cristo. Se Gesù fosse nei nostri panni, Raimondo, tu cosa è? Gesù cosa farebbe? È questo, fa scattare l'atteggiamento giusto evangelico. Quindi noi usciamo fuori confini, ok, ecclesiastici, per andare dove c'è bisogno, e c'è bisogno fuori, e lì c'è veramente bisogno. Ecco perché cantiamo a messa, fuori messa, matrimoni, concerti associativi, festa del vino, eccetera. Festa del vino, ne vale la pena. Ecco, a proposito di evangelizzazione, una volta in un'intervista mi ricordo che lui mi aveva detto che il fatto di venire in Italia e fare questo coro era una sorta di restituzione del tesoro che i missionari italiani e i missionari europei avevano portato in Africa, cioè la fede. Questo mi ha molto colpito, perché oggi spesso si guardano i missionari come degli invasori o dei colonizzatori, ma invece questa frase che lui ha detto mi aveva colpito: io vengo qua, in qualche modo restituisco una parte del tesoro che i missionari hanno portato in Africa, e questo tesoro è il Vangelo, è la fede cristiana. È ammirevole vedere, pensare che i vostri nonni, bisnonni, decisero secoli fa di lasciare queste belle terre, lasciare gli affetti materni, familiari, per andare a portare il Vangelo altrove, rinunciare a il bello della pasta, del formaggio, e credetemi, non è una cosa scontata, è dedicarsi all'altro, al prossimo, al bisognoso, è un dono, non è una roba da poco, e io sono frutto proprio di quel sacrificio. Qualcuno dirà, un giorno qualcuno mi ha detto, ma è una cosa brutta, no, etimologicamente sacrificio, fare qualcosa di sacro, ed è stata una cosa sacra lasciare la propria terra per andare oltre, ok, i confini, per portare il Vangelo, e i miei genitori hanno ereditato proprio di quello, e io, conseguenza logica, sono frutto di questa evangelizzazione, e guarda caso io oggi mi ritrovo qui in Italia a fare la stessa cosa. È una missione mia, è una missione, quindi restituire quel dono gratuito che i vostri nonni bisnonni hanno accolto e dare gratuitamente
ai miei fratelli e sorelle italiani. Quindi ribadisco ancora il mio grazie a tutti voi, ai vostri bisnonni e noni. Grazie. Ci sono domande dal pubblico, io posso continuare, ma se c'è qualcuno che vuole rivolgere qualche domanda a Raymond, lui è a disposizione. Abbiamo ancora 5 minuti di tempo. Prego. Grazie. Io lavoro in Africa da 25 anni e ultimamente dico sempre: un giorno l'Africa ci riporterà all'Europa i valori che sta perdendo. Mi sta provocando, ringrazio per la domanda, ma è una provocazione positiva, stimolante. Direi questo è una speranza, è un credo interiore mio, ma proprio ci credo e spero. Io nel mio piccolo, come molti dei miei fratelli e sorelle, cercano proprio di veicolare la stessa cosa. Però non è facile quando giù noi cerchiamo di copiare l'Occidente. Si sta cadendo il peggio del peggio giù. E lei lo saprà meglio da 25 anni giù, quindi come volontario sa cosa significa. Cioè noi, io non so cosa ci passa per la testa, le cose che luccicano giustamente, naturalmente attraggono. Noi cerchiamo di copiare tutto dall'Occidente, dimenticando che l'Occidente, per essere quello che è oggi, nel bene o nel male, ha avuto tutto un lungo cursus, durato secoli e secoli, a volte, imparando dai propri errori. Noi, invece di copiare il bello dei popoli, andiamo a pigliarci il brutto dei popoli. Ed è una cosa pericolosa e vergognosa. Cosa accade? Fiasco. Da una parte stiamo perdendo la nostra identità, dall'altra parte non riusciamo nemmeno a raggiungere questo nuovo modello. Siamo in un limbo ed è brutto. Nella mia lingua, quei dei villaggi che riescono ancora fortunatamente a mantenere l'identità culturale chiamano quelle delle città Ingembo. In Lingala significa pipistrelli, perché c'è un detto che racconta che i pipistrelli non vengono accettati né nella famiglia dei mammiferi né quelli degli uccelli, è come se fossero figli di nessuno ed offensivo. Quindi, e siamo lì nel limbo, cioè proprio copiamo il brutto, invece richiede un settaccio prendendo il bello dei popoli, e questo richiede razionalità, richiede istruzione, e se manca l'istruzione, giustamente la gente si lascia attrarre da ciò che luccica, dalle cose effimere, proprio che non durano, fuoco di paglia e splash e spariscono. Compito nostro, che abbiamo studiato qui, non solo, ed è brutto dire così, perché tutti i nostri ministri, quello che governano in Africa, hanno studiato in Occidente, anche questo è un paradosso, hanno studiato qui, tornano giù, puttiferio, ne combinano lo proprio vergognoso, qui non saprei dire se è una fortuna. Diciamo, noi che prendiamo coscienza, ecco, di queste virtù, spetta a noi, nel nostro piccolo, qui e lì, cercare di obiettivamente cambiare la mentalità. Senza quello, ovvero senza l'istruzione, non è che divento pessimista. Obiettivamente c'è niente da fare, ma niente da fare. Però potrebbe, io ogni volta che guardo la TV dico: fratelli, rimanete così, non cambiate, resistete per un po', è come per dire aspettateci, arriviamo noi. Proprio mi logora, dico: non cambiate, perché le cose stanno andando in peggio e peggio, se andiamo avanti così Sodoma e Gomorra, quindi speriamo di no. Un'ultima domanda: voi avete cantato lì davanti a Papa Benedetto, ma avete anche avuto occasione di incontrare Papa Francesco, e mi pare che anche una delle vostre ultime produzioni musicali ha addirittura utilizzato la voce di Papa Francesco in un CD che state, esatto, preparando. Esatto, anzi, un altro CD, perché a maggio è uscito il primo album di Papa Francesco, Wake Up, e ci hanno chiesto, dopo la visita in Vaticano, ci avevano invitato lì, di incidere uno dei brani del CD.
Ubicaritas, e noi l'abbiamo riarmonizzato con sonorità africane. Immaginate un brano latino con sonorità afro, viene fuori Ubicaritas. Ubicaritas, un patatrack bellissimo, perché uno direbbe è questo, è il Papa, è piaciuto molto al Papa, perché ha detto questo e la musica l'ha chiamato di contaminazione. Ha detto lasciatevi contaminare, perché ogni contaminazione lascia una traccia, ogni approccio, ogni incontro lascia una traccia dentro di noi, che lo vogliamo o no. Ora stiamo preparando un altro CD che intitoleremo, sto italiano, intitoleremo Il ritmo della fede. Proprio abbiamo messo in piedi i 5 anni di esperienza da queste parti per partorire una cosa che rispecchia ancora di più ciò che siamo diventate, ciò che vogliamo. E su tutto questo, Giorgio, l'abbiamo fatto senza un finanziamento e all'interno autoproduzione. Immaginate, ragazzi poveri, studenti, mettere in piedi tutto ciò, ognuno col poco contributo che ha, quello che guadagniamo magari dagli eventi che facciamo, in autonomia ci siamo comprati un impianto audio, adesso da un mese un pulmino per agevolare lo spostamento dei ragazzi, perché giriamo tutto l'Italia. A novembre abbiamo un matrimonio in Sicilia, immaginatevi, matrimoni in Sicilia a cantare, e ad Assisi ad ottobre, quindi sempre in movimento. Allora, per non spendere troppo, perché rimborsiamo ai ragazzi le spese vive, ovviamente, di trasporto, a ognuno di loro diamo qualcosa, non è pagare, è rimborsare, perché non lavorano, è difficile trovare lavoro, c'è la benzina e non possiamo sfruttarli così, quindi metà va al rimborso spese, l'altra metà ovviamente a spese interne, a chi ha più bisogno, chi è messo male, quindi è un laboratorio. Ecco, noi vorremmo in futuro fare un passo avanti. Aggiungo qualcosa ancora in più, Giorgio. Noi non vogliamo limitarci a essere coro. Il coro è solo uno strumento di passaggio. Essendo un laboratorio, e spingersi più in là, e senza lusinghe, senza fare il ruffiano, il Giorgio è uno di quelle persone che hanno percepito con una sensibilità veramente pazzesca di capire, di cogliere cosa fare, come aiutarci, essere qui, tutto ciò che i contatti ha organizzato nel suo piccolo e ci è stato di aiuto. Altrimenti pensano che ci siamo messi d'accordo. Allora, chiudiamo qui, e direi che ci portiamo via queste due frasi: lasciatevi contaminare, non abbiate paura delle contaminazioni, e ogni incontro produce qualcosa. È interessante questa frase, perché si lega molto al tema della nostra mostra, la sfida delle migrazioni, la sfida dell'incontro. L'incontro è qualcosa di rischioso, che richiede coraggio, c'è un'incognita dietro il muro, non si sa che cosa incontreremo, ma lo possiamo incontrare nella misura in cui siamo certi di ciò che tiene in piedi la nostra vita, come mi pare Raymond ci abbia testimoniato, perché a partire dalla certezza che lui vive è stato capace di mettere in piedi un coro con tante identità diverse che non cozzano tra di loro, che dialogano tra di loro, che si contaminano tra di loro e che mi pare fanno anche molto bene alle persone che li incontrano. Loro hanno un sito, ovviamente, in cui è possibile vedere anche, hanno diversi filmati su YouTube in cui è possibile vedere loro canzoni. A proposito, rispetto a questo, chi volesse raggiungerci, che non si faccia problemi, ok? Accogliamo tutti, giovani, diversamente giovani, e tutte le categorie. Andate su internet, quindi www.elichia, è scritto Empoli, Livorno, Imola, Kyoto, York, Ancona, Elichia. Insomma, okay. La Y è la seconda, la prima. Elichia.it, e contattateci, eccetera. Io, per chiudere in bellezza, Giorgio, sì? Non posso lasciarli così senza insegnargli un brano. Certo. Oh, volete cantare, no? Diciamo che sono venuti per questo. Allora,
Ripetete dopo di me, sossolosa. Però, okay. Però ripetete, sossolosa. È un brano del Sudafrica. Nelson Mandela, insieme ai suoi connazionali, per non... dopo. Con i suoi connazionali, trasportati in prigionia, ciononostante l'umiliazione, echeggiavano con questo brano. Sossolosa è l'onomatopeo, il suono della locomotiva. Cule zontaba. Stimela. Spume. Saudafrica. Alzatevi, o popolo del Sudafrica. No, dopo, no, è la traduzione. Wenu yabaleka. Kule zontaba. Stimela. Spume. Saudafrica. Quindi si ripete. Ok. Non preoccupatevi per le parole, in ogni pausa ve ne suggerirò sempre uno. No, fanciulle, non scappate perché ci sarà da ballare. No, la mamma, ok, vai, andate. Allora, ripetiamo. Sossolosa. Kule zontaba. Stimela. Spume. Saudafrica. Wenu yabaleka. Wenu yabaleka. Kule zontaba. Stimela. Spume, Saudafrica. La canzone fa Sossolosa, Kule zontaba, stimela, spume, Saudafrica. Wenu yabaleka, Kule zontaba, stimela, spume, Saudafrica. Pezzo per pezzo, ripete dopo di me. Sossolosa, Sossolosa. Nelle voci dai, sparate. Sossolosa, Sossolosa, Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stimela, spume Saudafrica, spume Saudafrica, Wenu yabaleka, Wenu yabaleka, Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stimela, spume Saudafrica, spume Saudafrica. Il tutto fa, ok? Allora, ritmicamente fa. Dove? Stavo cercando qualcosa. Bravo, vai, vai, vai. Valorizziamo questa potenzialità. Oh, merci. So, do, qua, cat. So, solo, Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stime, spume, spume, sauda, Wenu yabaleka, Wenu yabaleka, Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stime, spume, spume, sauda, encore, so, solo, za, deux, so, Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stimela, spume, sauda, Wenu yabaleka, Wenu yabaleka. Kule zontaba, Kule zontaba, stimela, stimela, spume sauda. Ora in piedi. Allora, essendo un canto di speranza e di abbraccio, l'abbraccio sarebbe il gesto più autentico dell'accoglienza, no? Verso la sinistra, la vostra sinistra, che è di là, ok? Così, uno, due, proviamo, e uno, e due, quattro, no, ragazzi, lasciatevi travolgere, ok. Chi non ballerà bene verrà qui da solo ad improvvisare un ballo. Vi tengo d'occhio. 1, 2, 3, 4, go! 1, 2, dall'altra parte, tre volte. Ok, quindi 1, 2, go! 1, 2, 1, 2, 1, 2, e poi 1, 2, e poi mani sulla testa, a tempo, mani sulle spalle, mani sui fianchi, a tempo fa. Spalle, gira, gira il bacino, via, via, destra, spalle, gira, gira, l'abbraccio tutto, go, 1, 2, veloce, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testa, testa, spalle, gira, gira, gira il bacino, destra, destra, spalle, gira il bacino, grazie mille.
Grazie Raymond, grazie a voi, ci vediamo domani pomeriggio alle 14:15. Seydou, l'immigrato che costruisce l'integrazione. Arrivederci, buon meeting. La storia di Raymond anche la potete trovare nel catalogo della mostra. Buona serata.